Ci saranno le luminarie, ci saranno anche i chioschetti e la musica, ma sarà un Natale all'insegna della sobrietà, quello che si sta organizzando nella città di Foggia, che si prepara proprio alle prossime festività natalizie. Nelle previsioni dovrebbe essere un Natale più sobrio, soprattutto la tanto attesa vigilia, la lunga giornata del 24 dicembre, quando le strade diventano di gesette a cielo aperto, con fiumi di persone che arrivano anche dai comuni vicini per vivere un'atmosfera singolare e festosa. A Palazzo di Città dunque sono in atto i preparativi e gli impegni di spesa, con in cima le date da organizzare, proprio quella della vigilia, un appuntamento che avrebbe richiesto un incontro anche tra le associazioni di categoria per portare sul tavolo dell'organizzazione comunale anche le eventuali richieste di parte dei commercianti foggiani, che preferirebbero una vigilia un po' più sobria, così da consentire gli acquisti dell'ultima ora da mettere sotto l'albero da parte dei foggiani. In realtà, a richiedere di organizzare un 24 dicembre meno caotico nei giorni scorsi è stato il consigliere comunale di opposizione Antonio De Sabato, che auspica una vigilia diversa e meno caotica. Nelle richieste di De Sabato c'era per esempio l'idea di allestire delle aree predisposte ad eventuali concerti ed eventi, per evitare così che la giornata diventasse molto caotica e consentire nello stesso tempo di condividere in maniera più rispettosa l'atmosfera del Natale, consentendo ai commercianti di poter continuare a lavorare e alle tante famiglie di poter vivere in modo più sobrio la vigilia prima di riunirsi in casa. Una proposta che sembra essere stata accolta dall'amministrazione comunale, che comunque potrebbe prevedere degli angoli di divertimento musicali, senza però rinunciare alla tradizione e nel rispetto soprattutto delle regole. In ogni caso, di certo c'è il ritorno al mercatino del Natale in Piazza Giordano dall'8 dicembre al 6 gennaio, con 12 stalli di legno, le tanto note casette. Le strade centrali saranno illuminate da luci natalizie e decorazioni luminose, che sarebbero previste anche nei punti di maggiore aggregazione. Quest'anno, per esempio, potrebbe essere illuminato anche il parco Campi Diomedei. Nei prossimi giorni si conoscerà il calendario del Natale, con tutti gli appuntamenti e i dettagli che interessano queste festività, che sono ormai alle porte.